La provincia di Modena è una provincia che io dati recenti non ne ho, ma un lavoro che facemmo assieme al dottor Badiali e Ori, che vedo negli anni, alla fine del secolo scorso, quantificava sulla base dell'inventario forestale regionale la provincia di Modena circa 50.000 ettari di bosco presenti sulla collina e montagna modenese. Io credo che questi 50.000 siano sicuramente aumentati. Non è vero che siamo in presenza di una diminuzione del bosco, come è una credenza in taluni casi di alcuni. I boschi in montagna stanno fortemente aumentando, stanno diventando, in certe situazioni anche stanno conquistando radure, stanno conquistando spazi che invece andrebbe bene fossero presenti, proprio per una variabilità ecologica, per una variabilità ambientale che deve esserci, no? Gli ecologi dicono che i punti di maggiore ricchezza ecologica sono gli ecotoni, cioè i punti di contatto fra i diversi ecosistemi. Nel momento in cui vengono l'ecosistema prateria o l'ecosistema radura non c'è più, evidentemente diminuisce anche la ricchezza biologica. Ecco, questo è un potenziale che c'è, è un potenziale che nel periodo budanese c'è ancora. Ora, i boschi sono articolati, sono differenziati, sono articolati, però sicuramente questo potenziale c'è. Esso è un potenziale che ha un'altra caratteristica che non gioca molto a favore della sua, come dire, utilizzabilità, che è quella della proprietà. Cioè l'85% di questi boschi, circa 8.000 ettari, sono di proprietà pubblica, mentre tutto il resto sono di proprietà privata. Sono di proprietà privata, molto spesso frammentata e molto spesso non legata ad un'azienda agricola, perché ormai in talune situazioni la struttura proprietaria si è evoluta, per cui alla fine non c'è più il collegamento diretto con l'azienda agricola, quindi c'è un disinteresse, anche perché come dire, gli elementi di reddito per per il proprietario oggi sono molto scarsi. Ecco, partendo da questo dato e dal fatto che casualmente, lo diceva lui, sono sindaco in Dario Lunato, che è il comune più piccolo della provincia, ma che è un comune che va da 600 metri a 2100 e che ha in proprietà 600 ettari di bosco, ha nella sua 600 ettari di proprietà e anche del bosco di sua proprietà. E considerando il fatto che comunque le nostre fonti energetiche erano legate tutto alle energie del petrolio, cioè quindi alle energie non rinnovabili, ci siamo detti: ma cosa possiamo fare? E abbiamo costruito una piccola centrale termica con una piccola rete di teleriscaldamento che servisse alcuni edifici pubblici e alcuni edifici privati. Sugli aspetti tecnici vedo anche l'ingegner Vangi, quindi se avete se volete delle informazioni tecniche puntuali, il progettista del nostro impianto ve le può dare. Comunque è un impianto che ha 330 kW di potenza e che può servire circa 9.000 metri quadri di superficie utile. E attualmente non è al pieno della sua potenzialità, ma gradualmente sta ampliando la sua, cioè sta portando alla fine la sua funzionalità, la sua piena esplicazione della potenza. Ecco, perché abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo tanto perché c'avevamo dei boschi, ce li avevamo e quindi abbiamo provato a vedere, oltre a noi ce l'hanno anche dei diversi agricoltori che stanno sul territorio e che quindi potevano, come dire, costruire una piccola attività su questo. L'altra cosa, vabbè, è perché alla fine è molto meglio spostare su un combustibile locale rinnovabile la produzione energetica. E il terzo, c'era anche dietro un piccolo, come dire, retro pensiero, che era quello di proviamo a vedere se sull'Appennino modenese, ma questo discorso credo si possa estendere a tutta la regione, è possibile innescare qualche piccolo processino che inneschi qualche piccola filiera un pochino più strutturata dell'attuale. E
Quindi cosa è avvenuto? Cioè, in tutto questo, quindi noi la stufa l'abbiamo fatta, abbiamo un po' di risparmio, consumiamo per adesso 900-950 quintali di cippato che reperiamo in parte dall'agricoltore locale, in parte utilizzando nostri boschi, cioè semplicemente tagliamo boschi nostri, li lasciamo sul terreno una stagione intera, alla fine dell'estate li cippiamo, li stocchiamo e li utilizziamo con le maestranze comunali, niente di particolare. Ci sono anche piccoli agricoltori che comunque ci forniscono legname, perché questo era una... Naturalmente siamo stati finanziati, abbiamo partecipato al bando del piano di sviluppo rurale, nel piano di sviluppo rurale dell'asse 3, e siamo stati finanziati assieme ad altri comuni che sono Sestola, Fiumalbo e Lama Mocogna al primo giro, e attualmente Fanano Frassinoro e Pieve Pelago a questo giro. Ecco, però se facciamo una piccola analisi vediamo che se tutti questi impianti, che sono, quanti sono? 7 impianti potranno consumare 15.000 quintali di cippato. 15.000 quintali di cippato a 6 euro, a 6 euro al quintale sono cifre che difficilmente riescono ad innescare di per sé una filiera. E c'è anche da dire che una filiera basata solo sul cippato non va da nessuna parte. A 6 euro, 6,5 euro non si guadagna neanche. E quindi bisogna cercare di fare delle azioni che nella nostra montagna, nella montagna emiliano-romagnola, sono da tempo un po' abbandonate. E dico, ne parlo così in maniera molto estemporanea, non so neanche con quale giacca, ma ne parlo proprio perché ho avvicinato un po' di questi temi e dico la mia opinione, poi dopo vedremo come si potrebbe arrivare a delle conclusioni. La montagna emiliano-romagnola, comunque la montagna modenese o quella emiliana, è una montagna che ha avuto uno scarso sviluppo della filiera forestale perché probabilmente aveva altri modelli di sviluppo. Il parmigiano sicuramente in montagna è stato un elemento che ha tenuto sul fronte agricolo tutta una serie di imprese agricole, quindi l'impresa forestale si è sviluppata scarsamente. C'è stata una presenza negli anni 70, nel momento in cui la materia forestale è passata di competenza alle regioni, con tutte le attività e le maestranze che erano passate dallo Stato alle regioni, c'è stata un'esperienza delle cooperative forestali, a suo tempo significativa per numero, dimensione e anche delle risorse investite, che però è un'esperienza che dobbiamo valutare con un esito non felice, nel senso che alla fine di tutto quell'investimento, di tutti quei 3.000 operai forestali strutturati in cooperative che c'erano all'inizio degli anni 70, 75, 80 sull'Appennino modenese, oggi ci sono piccolissime realtà che sono ad esaurimento più che a prospettiva. E allora c'erano appunto molte risorse pubbliche e quindi questo aspetto non ha portato a niente. Oggi cosa c'è? Oggi c'è un insieme, una diffusa presenza di imprese boschive, non di imprese forestali, chiamo imprese boschive perché di imprese boschive diversamente strutturate, ci sono piccoli artigiani, ci sono commercianti, ci sono agricoltori che lo fanno nel tempo libero o part time, e in maniera molto frammentata ed utilizzano mano d'opera spesso non so se sottopagata, questo non lo so perché non però sicuramente sottospecializzata, con scarsa educazione sia professionale che a rispetto dell'ambiente, che proviene spesso da ambiti extracomunitari, Kosovo, Macedonia, Albania, eccetera, eccetera. Ecco, che utilizzano le tecnologie che sono state introdotte negli anni 60, cioè la tecnologia più evoluta è il motosega e il trattore a soma, cioè non siamo in presenza di particolari tecnologie innovative. E in più ogni tanto vengono fuori delle proposte dall'esterno, costruiamo una centrale da un mega di potenza installata a combustione e quindi io garantisco la manodopera, l'impiego di 2-3,5 persone di manodopera, garantisco il ritiro di migliaia di tonnellate, garantisco tutte queste cose che alla fine
che alla fine in concreto poi probabilmente vanno valutate bene nei loro effetti veri a livello locale, proprio appunto a livello di sostenibilità. C'è anche chi propone non solo l'utilizzo della combustione come modalità di utilizzazione energetica, ma che propone la gasificazione. Dicono che gli impianti sono maturi, dicono che siamo pronti per produrre, per gasificare la legna. Personalmente sono molto scettico, però comunque mi dicono che ci sono proposte molto serie sul territorio per fare questo. Per fare questo che è comunque un'attività che è legata solo all'impianto. Prendo investimenti, poi dietro poi vediamo cosa si fa, mi rifornisco di materiale legnoso sul mercato. Il mercato è quello locale, quello vicino, ma anche quello globale. I pellet, che in Italia non si costruisce un chilo di pellet, ormai abbiamo tutte le stufe pellet, non so in termini di impronta energetica quanto questo sia utile. Per cui credo che tutto questo, offra uno scenario che vede da una parte una potenzialità inespressa e dall'altra la necessità di mettere in piedi delle azioni che possano superare il gap e portare veramente alla strutturazione di piccole filiere che partono veramente dal territorio, che non vengano catapultate dall'alto e che quindi possono cercare di insediarsi in maniera stabile e costruttiva. Per fare questo io credo che occorra da una parte ritornare a presidiare il settore, perché il settore mi sembra scarsamente presidiato in questo momento, anche a livello proprio di policy, di governance del settore complessivamente, quindi le normative sono ancora quelle del 23 da noi, il regio decreto del 23, capite bene che differenza c'è tra la struttura che c'era sull'Appennino modenese nel 23, quando i grandi processi migratori si sono avviati perché non c'era più la possibilità di mangiare anche, per cui capite bene che differenza c'era da allora ad oggi, quindi anche l'impianto normativo è abbastanza legato a quello. E c'è un tema di favorire la capacità dei proprietari di bosco, perché non sono più agricoltori, sono proprietari di boschi, a lavorare un po' insieme, cioè a costruire entità gestionali che siano capaci di gestire da una parte il bosco e dall'altra di relazionarsi anche con delle strutture. E poi c'è l'altra parte di lavorare sugli operatori, cioè gli operatori che debbono tanto acquisire una maggiore capacità imprenditoriale, anche una maggiore capacità di distribuire sull'intera filiera il valore aggiunto che eventualmente ci può essere, perché oggi vendere un bosco in piedi, uno lo vende perché dice vabbè mi dai 5.000 euro di 5 ettari, mi dai 5.000 euro, li prendo, 5.000 euro però, e magari lì c'è tutta una serie di aumenti di valore che vanno da altre parti e magari non vanno né alla manodopera né alla proprietà. Quindi cercare di costruire un modello imprenditoriale che cerchi di distribuire la catena del valore. La catena del valore in maniera più equa e che alla fine, essendo più diffusa, possa anche avere una maggiore efficacia ed efficienza sostanzialmente. E poi lavorare per introdurre anche nuove tecnologie. Scusate. Per introdurre nuove tecnologie. Si diceva il cippato da solo non funziona, perché non sta in piedi da solo. Però una pianta è costituita da un tronco, è costituita da dei rami, è costituita dalla fascina. Può essere che lavorando la pianta in maniera diversa, in maniera più attuale, per esempio lavorando la pianta intera, portando e sboscando la pianta intera, noi siamo in grado di valorizzare il tronco che c'è e lo valorizziamo bene. Valorizziamo la legna da albero, che comunque è un assortimento che può esserci, che è valido, che continua a dare una certa possibilità di commerciale anche di reddito. E
tutti gli scarti li cipiamo, in quel caso lì utilizziamo dalla produzione di energia termica che va ad alimentare queste caldaie che ormai vengono avanti, si sta attrezzando che qualcuno proprio a vendere il calore, non solo il cippato, per cui insomma qualche piccolo elemento di cosa c'è. E questo punto, con attività come la dimostrazione di interventi nuovi, come una sperimentazione su queste cose, possono essere utili a favorire appunto l'innovazione di questo sistema. E poi il sostegno agli investimenti. Mi risulta però che per esempio nell'ambito Galo, nell'ambito dell'asse 3, nelle misure che sono state fatte, siano stati dati dei finanziamenti ad imprese che poi alla fine non sono riusciti a prenderli perché non avevano il cofinanziamento, perché le banche non lo davano, perché, quindi ragionamenti tutti questi da fare. Ecco, io credo che sulla base di queste piccole esperienze che hanno fatto i comuni, il giorno dell'inaugurazione della nostra caldaia c'era il tecnico della Mauera, che è la società che ha costruito la caldaia, che diceva: questa era un'attività che sulle Alpi avveniva 20 anni fa, cioè 20-25 anni fa i comuni, cioè le amministrazioni pubbliche sulle Alpi scaldavano, facevano le caldaie e vendevano loro il calore per gli impianti pubblici, per il municipio, per il teatro, per impianti parapubblici. Oggi i comuni non fanno più questo mestiere e ci sono dei privati che vendono del calore e che quindi in qualche modo, diciamo, le amministrazioni pubbliche sono state da ponte. Ecco, io credo che se cerchiamo di incidere su quei punti che dicevo prima, quindi l'incentivazione all'associazionismo, la formazione degli operatori e degli addetti, cioè investimento un po' sulle risorse umane, che purtroppo sono scarse in montagna, ma qualcosa c'è ancora, anche sulla manodopera immigrata, se lavoriamo un po' sulla dimostrazione e sulla sperimentazione anche di piccoli cantieri a valenza locale, e se incentiviamo delle piccole attività imprenditoriali, credo che potremmo riuscire a fare evolvere, fare quel processo che dicevo prima l'ingegnere proponeva per le Alpi, che l'ingegnere suggestionava come è avvenuto sulle Alpi, anche perché oggi siamo in una fase di difficoltà da un punto di vista finanziario, da un punto di vista delle risorse, e non c'è bisogno che lo diciamo, poi qui siamo anche in un territorio che sta subendo purtroppo degli ulteriori stress da altri punti di vista. Però siamo all'inizio di una programmazione comunitaria che vede per esempio i tre fondi, quindi il fondo sociale che agisce sulle risorse umane, il fondo di sviluppo rurale che agisce sui territori rurali e il fondo di sviluppo regionale che agisce sullo sviluppo economico complessivo, che debbono lavorare assieme per perseguire degli obiettivi di sviluppo. Se la governance o la policy di queste azioni opera correttamente, penso che non si risolverà il problema della montagna, ma si potrà utilmente perseguire un obiettivo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse forestali che in montagna comunque ci sono. Mi rendo conto che non vi ho fatto nessun dato economico, niente, vi ho dato solo alcune suggestioni che spero servano nei ragionamenti che poi faremo come ordine, come sindaci, come regione, come provincia, come comunità montana, per cercare di stimolare questi processi di cui sicuramente nella nostra montagna c'è bisogno. E io vi ringrazio.